prossimo video. Perdonate la voce tappata, ma sono semi raffreddata, cioè non sono semi raffreddata, sono raffreddata fino qua. E quindi niente, parlo un po' nasale. Sono qui oggi per registrarvi un video tanto tanto richiesto, perché ogni volta che dicevo qualcosa e posto la foto su Instagram barra Facebook e Twitter, Facebook con il mio sito barra Facebook, tantissime mi chiedete appunto di fare un video haul, di farvi vedere tutti i prodottini che ricevo. Allora, non ve li faccio vedere tutti per il semplice motivo che altrimenti questo video durerebbe davvero un'eternità. Tra l'altro ho la sedia girevole, quindi mi vedrete tipo girare durante il video. E quindi niente, ho praticamente preso i prodotti più fichi secondo me da tutto ciò che ho ricevuto e quelli che appunto mi avete richiesto di farvi vedere. La prima cosa che vi faccio vedere è questa base correttiva di Make Up For Ever. Questa qua è contrassegnata dalla scritta step 1, quindi suppongo ci siano altri step della linea. E, oppure no, non so se sto dicendo una cavolata. Ancora non l'ho usata, devo essere sincera. Infatti non l'ho neanche vista com'è. Ma bene, è verde. Non so quanto riusciate a vedere, però la cremina è verde. Ed essendo una, da come si può intuire dalla confezione, ed è una base correttiva, perché il verde appunto ci aiuta a togliere un po' i rossori della pelle. La seconda cosa che tiro su è questi brillantini. Pensavo fossero dei pigmenti, invece sono proprio dei brillantini. Questi qua si chiamano polvere di diamante, perfetto. E io li ho già aperti perché ho tolto la confezione, questa qua la... mi è appena volata. Vabbè, sarebbero proprio dei micro glitter bianchi con delle iridescenze un po' celesti, un po' violacee, bellissimi. Questi io sono tentata a utilizzarli sempre sulle unghie, perché quando vedo qualcosa di glitteroso, di pigmentoso, lo utilizzo sulle unghie. Però secondo me sono veramente bellissimi anche al centro della palpebra, un po' come questo trucco che ho indosso oggi. Quel punto luce di un colore diverso. Sempre di Make Up For Ever, questo che sto davvero amando tantissimo ed è il nuovissimo Ultra HD Invisible Concealer, ed è un correttore favoloso. A parte l'applicatore, che è veramente semplice e comodo perché basta spingere il prodotto fuori, esce senza andare a raschiare nei tubettini e magari rischiare a fine prodotto di lasciare giù magari un bel po' di prodotto, perché magari non si riesce con lo scovolino a prendere tutto, qua invece basta schiacciare ed esce da questo beccuccino qui. E lo utilizzo appunto in queste zone per fare l'highlighting col correttore chiaro. Ha una coprenza spaventosa, è veramente tipo il top del top di quello che utilizzo io di solito, cioè ormai è entrato nel mio cuoricino questo qui, perché diciamo tra il Pro Longwear Concealer, il Naked Skin e questo, secondo me sono i più pigmentati che fino adesso io abbia mai provato, insieme al Photogenic HD Concealer di NYX, che sono secondo me questi quattro correttori più fighi che abbia mai visto, perché hanno veramente una base super super pigmentata. Poi, sempre da Make Up For Ever, vi faccio vedere questa palettina, una palettina che si chiama Pro Sculpting Palette, ed è la palette appunto per il contouring. Personalmente ho utilizzato sia questa parte chiara che questa parte scura. Devo essere sincera, la parte chiara non è abbastanza scura per il mio incarnato, quindi sono un fantasmino ma non mi fa tanto l'effetto contouring. Questa qui invece è moltissimo, più che altro è anche troppo aranciata per me, infatti l'ho usata oggi, come vedete sono un po' troppo aranciata, io ho bisogno di marroni un po' più freddi. Il Diego della Palma invece mi ha mandato anche qui un sacco di cosine, anche Make Up For Ever, ripeto, sto facendo vedere le cose più importanti secondo me. E questa palettina numero 36 si chiama Polveri Compatte per il Viso, una palette con uno specchio gigantofilo e dentro tutte queste cialde, che sono appunto 5 cialde. Abbiamo queste due che sono ottime, infatti le ho già utilizzate per questa parte qui, per settare questa parte qui appena sotto le occhiaie, piuttosto che appunto opacizzare varie parti del viso. Questa qui è un po' più calda, che io non, generalmente non utilizzo. E queste due appunto di marroni già più freddi per me, che amo, e sono perfetti per il contouring. Cosa dire su questa palette? Ho avuto modo di provarla, l'unica pecca mi ha fatto veramente un sacco di polvere, però è veramente ottima per andare appunto... io ho utilizzato per adesso le parti chiare, per andare a opacizzare questa parte qui, perché non ho ancora pieghette, ce l'ho su da stamattina quando ho fatto questo make up e non ho ancora visto pieghette nella... cioè ovvio, queste classiche espressioni mi si formano sempre, però di solito tende anche a separarsi il trucco in questa zona. Da Urban Decay ci sono un sacchissimo di prodotti, ma anche qui stringo, altrimenti ripeto questo video viene lunghissimo. La palette che è entrata a far parte della mia routine è la Gwen Stefani,
For Urban Decay, appunto. Questa qua è una palette stupenda, a parte il packaging che è fantastico, potete vederlo da voi. All'interno appunto abbiamo sempre il mega specchio e qui abbiamo tutte le cialdine. Delle cialde per un make-up un po' più naturale, delle cialde per un make-up un po' più intenso e anche per un make-up un po' più forte, un po' più dangerous. Sempre da Urban Decay, volevo tantissimo provare la All Nighter Eyeliner, che tutte ne parlavano strabene, io non l'avevo mai provata. Infatti è super figa perché pensavo fosse una matita come tutte le altre, invece è una matita eyeliner che appena stendete, ve la faccio direttamente vedere sulla mano, appena voi fate il vostro tratto, questa si va subito ad assorbire, si va subito ad asciugare, e appena voi volete sfumarla dovete farlo subito, altrimenti rimane veramente, come vedete, cioè io sto passando il dito e non va via. Cioè sembra veramente di aver steso l'eyeliner. Infatti è stracomoda se magari ci sono persone che si trovano bene con a fare l'eyeliner con la matita. Questa è top. Sempre di Urban Decay vi cito anche questo rossetto che si chiama Walk of Shame della Nina Sheer. Ed è un color nude, quasi un color fondotinta, perché anzi quasi un color correttore, perché è veramente chiarissimo, non è coprentissimo ma lascia queste labbra appunto leggermente lucide e leggermente colorate di questo nude chiaro chiaro chiaro, veramente molto molto bello se volete come me oggi vestire nudo sulle labbra, quindi veramente molto molto bello come rossetto. Anzi, se volete un video dettagliato dei miei rossetti preferiti o dei miei rossetti liquidi preferiti, dei miei rossetti matte preferiti, insomma fatemi sapere, perché io adoro fare gli swatch sulle labbra, quindi fatemi sapere insomma. Come non farvi vedere il Naked Skin Concealer, che è il mio preferito insieme a quegli altri che vi ho appunto citato prima. Questo qua è la colorazione Light Neutral, ma esiste la colorazione Fair, che è la più chiara, che è la mia preferita perché la utilizzo tantissimo sempre per fare l'highlighting col correttore. Questa invece mi piace moltissimo perché è leggermente più scura e va a togliere le discromie sotto va a togliere appunto il nero delle mie occhiaie, quindi mi piace tantissimo perché è leggermente più correttiva rispetto a quell'altra che è semplicemente più bianca, ecco, e va a illuminare anziché coprire come dovrebbe in modo correttivo. Sono sempre coprenti entrambe le colorazioni, però appunto questa qua è leggermente più correttiva rispetto a quell'altra. Di Make Up For Ever non vi ho fatto vedere questa, che è la matita sempre della linea Pro Sculpting, però brow, appunto sopracciglia. Ed è una matita che è favolosa. La lamina è tipo triangolare, quindi super comoda se volete fare già il pelo delle sopracciglia perfetto, perché essendo triangolare vi aiuta tantissimo a disegnare il peletto. Da questa parte invece abbiamo lo scovolino, quello classico per pettinare le sopracciglia, per andare anche a sfumare, perché no, la matita stessa. Se poi ruotiamo questa parte centrale ci troviamo questa spugnettina, che qua dentro si va praticamente a sporcare di un prodotto che va a illuminare appena sotto l'arcata. Passando a un nuovo brand, perché è uscito da poco ma sta già avendo un sacco di fan, si parla di Defa Cosmetics, che sono stati così carini a mandarmi un sacco di prodotti. Infatti ho messo la foto su Instagram e tantissimi mi avete chiesto anche qui di farvi vedere i loro prodotti. Alcuni dei prodotti che vi voglio menzionare, perché me ne sono innamorata follemente, sono il blush tra i tre che vi hanno mandato. Questo qua è lo 001 My Love ed è il mio preferito dei tre, a parte il pack esterno che è super minimal, bellissimo, e all'interno abbiamo questo specchio anche qui enorme e la cialdona anche questa veramente grandissima di questo blush, che è tipo un malva spento, è veramente bellissimo. Poi mi hanno mandato anche qui tutti gli ombretti e ho tirato su questo che è Kleos 007. Anche qui il pack esterno è sempre identico. Poi abbiamo anche qui lo specchio e la cialda quadrata con il prodotto. E questo qui è un ombretto bellissimo perché è di questo giallo oro. È super pigmentato, pagliettato, tutto sbriluscicoso, bellissimo. Un altro prodotto che vi voglio far vedere, anche qui di varie colorazioni, però oggi ho tirato su questo perché è quello che ho utilizzato per questo make up. Questo qua è il Liquid Eyeshadow, che è appunto un ombretto liquido, un applicatore che sembra quasi quello da lucida labbra o da tinta labbra. E questo è un ombretto liquido perché? Perché appunto voi lo andate a stendere, lo sfumate subito, altrimenti rimane lì dove lo piazzate. Quando questo si asciuga non se ne va, rimane lì, bello brillante come lo vedete adesso, rimane lì. Di Collistar mi hanno fatto scegliere per Natale un prodotto per categoria
Io ho scelto nella linea viso il fondotinta più primer uniformante per pelle perfetta 24 ore. E questo veramente non sapevo, avevo il terrore non fosse primo della colorazione esatta, perché ho preso la più chiara, quindi avorio 1. E secondo, non sapevo se era veramente coprente per i miei problemi di acne di questo periodo. E veramente questo è quello che sto utilizzando ultimamente, a parte oggi che non ne ho steso tantissimo, ma ha una coprenza altissima, soprattutto per me che appunto ho questi problemi di rossori, di acne, eccetera eccetera. Se ultimamente vi state chiedendo che tipo di fondotinta uso, è questo qua. Faccio anche un po' un combo con quello di NYX, che ce l'ho nel cassetto, ma veramente super super bello, ed è il Stay Matte But No Flat, anche quello della linea sempre Stay Matte But No Flat, della colorazione più chiara. Adesso non mi ricordo il numero, il nome, ma è la colorazione più chiara in assoluto, super pigmentato, non l'avrei mai detto, e utilizzo sia quello che questo, perché sono quelli che ultimamente mi piacciono tantissimo. Mulac invece mi ha mandato i 3 rossettini, non tutti perché mi manca Rudolph, perché se non sbaglio Rudolph è andato tipo sold out appena uscito. Mi ha mandato però questi 3, che sono quelli che sto utilizzando tantissimo, tra cui Groovy e Queen. Candy Cane non è nelle mie corde con questi capelli, però devo essere sincera, Groovy e Queen sono veramente top. Tantissime mi chiedete gli swatch, quindi io spero, se vi interessano ancora gli swatch dei rossetti Mulac, fatemelo sapere, perché ci faccio un pensierino e ve lo preparo. Rimanendo in tema, oddio, rossetti, vi faccio vedere i Liquid Sweden, che mi sono arrivati come regalo di Natale. Questi diciamo che non seccano le labbra, perché non rimangono opachi opachi opachi, cioè appena fate così li sentite, cioè sentite di aver su qualcosa, ma rimangono lì, cioè nel senso non è come un rossetto che se prendi lo togli va via. Sono molto molto duraturi, però non si seccano come una normalissima tinta labbra, che ne so, della Colourpop che vi ho sempre menzionato. Ma secondo me è un bene per chi appunto odia le tinte che seccano le labbra, che le vanno a fare tipo un po' cipriose, cipriate, un po' incipriate, ecco. E le colorazioni che ho io sono Stone Fox, che è questo grigio un po' virante all'azzurrino, è strano come grigio. Poi c'è questo qui che è Sway, che è un viola, proprio viola lilla, bello potente, quasi il colore del mio muro. E poi c'è Vintage, che è molto molto scuro sulla mia pelle, perché sono veramente molto chiara. E poi questo bel rosso, che è Kitten Heels. Passando a Too Faced, che è l'ultimo brand di questo mega haul, Milk Chocolate Soleil, che volevo da tantissimo, è leggermente caldo, più caldo rispetto ai bronzer che utilizzo io, e il pack esterno, che è super sciccoso. Volevo farvi vedere anche i nuovi Melted Chocolate, che sono i Melted però Metallic, quindi non sono opachi come gli altri Melted. Questo è Metallic Chocolate Diamond e questo è Metallic Frozen Hot Chocolate. Devo essere sincera, non mi piacciono tanto, speravo fossero un po' più coprenti, soprattutto speravo non fossero così glitterati, perché a me non stanno bene i colori glitterati sulle labbra. Cioè, certo, swatcharlo qua sembra favoloso, però sulle labbra vi assicuro che non è la stessa cosa, almeno sulle mie labbra. Mi è arrivato anche l'Hangover con una bellissima mascherina occhi, infatti nel vlog la vedrete meglio perché ve la faccio vedere. È questo primer con base di cocco, di acqua di cocco e tanti altri ingredienti super fighi, senza siliconi, quindi non fa l'effetto primer finto della pelle un po' gommosa. Infatti a tante persone può non piacere, perché magari c'è chi piace il primer dove si sente appunto il prodotto bello corposo, mentre questo qua infatti è proprio una crema. Io l'ho utilizzata oggi per la prima volta ed è proprio una crema che si va tra l'altro anche a massaggiare proprio bene e penetra con calma, quindi va proprio massaggiato bene e mi piace, devo essere sincera. Il profumo non lo so perché sono raffreddata, quindi non so se ha un profumo o meno, però ve lo dirò. La cosa figa è la confezione, proprio il pack, perché all'apertura abbiamo poi questa pompettina, mi stava cadendo, questa pompettina con appunto il prodotto bianco, come vi dicevo, veramente molto molto cremoso e idratante. Last but not least, questi qui sono i Too Faced Cream qualcosa, non mi ricordo il nome ma lo scriverò da qualche parte. E queste colorazioni sono veramente favolose. La prima, che è Sugar Daddy, che è un nude un po' rosato, non è pigmentatissimo, ma con più passate diventa pigmentato ed è leggermente burroso, però il colore è davvero carino. Poi c'è Berry Naughty Berry, questo colore è proprio vinaccia, bellissimo, anche qui stessa cosa, però è leggermente più pigmentato perché essendo un rosso scrive molto di più.
però anche qui modulabile, super cremoso, di un colore davvero molto molto bello. Solo secondo me è un po' difficile da stendere i colori scuri di questa linea, perché tendono a macchiare le labbra. Mentre questo, che si chiama Unicorn Tears, ossia lacrime di unicorno, sembra azzurro, ma in realtà è un colore iridescente stupendo, cioè un azzurro iridescente con queste pagliuzzine violacee. Oh mio Dio, è bellissimo! Bellissimo! E voi direte, ma Gloria, quando lo userai? Sì, lo userò molto più di questo qua Berry, perché è veramente figo, è bellissimo, quindi... E niente, patatini e patatine, questo era il video di questo haul mega gigante, molto molto beauty, molto make upposo, che mi mancava tantissimo parlare con voi di queste cose bellissime. Spero che vi abbia fatto compagnia questo video, soprattutto che vi sia stato magari utile per qualche spesa che volete fare, se avevate qualche dubbio su qualche prodotto, secondo appunto la mia personale opinione, personalissima e sincerissima opinione. Io vi ringrazio tantissimo, vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!